Sale la febbre da Oscar. La cerimonia inizierà a Los Angeles alle 17:30, quando in Italia saranno ormai le 2:30 di lunedì. Come da tradizione, ad anticipare la lista dei film che probabilmente faranno incetta di premi sono stati gli Independent Spirit Awards, celebrazione del cinema indipendente che si tiene a Santa Monica il giorno della vigilia. La commedia nera Birdman di Alejandro Iñárritu, in gara agli Oscar con 9 nomination, ha portato a casa 3 statuette come miglior film, miglior attore grazie all'interpretazione di Michael Keaton e migliore fotografia. La storia è quella di un attore divenuto famoso nei panni di un supereroe che vuole dimostrare di essere un bravo artista anche senza indossare la maschera dell'uomo uccello. Nel cast anche Edward Norton ed Emma Stone. Directing and starring in your adaptation. That's ambitious. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed up comic strip character? Absolutely not. Subito dietro questa pellicola c'è Boyhood di Richard Linklater, candidato a 6 premi Oscar e che agli Spirit Awards ha vinto i premi miglior regia e miglior attrice non protagonista per il ruolo di Patricia Arquette. Un film straordinario già nella genesi, girato in 12 anni, nei quali sono stati seguiti la crescita di un ragazzino interpretato da Ellar Coltrane e il suo rapporto con i genitori divorziati. Getting divorced again, getting my master's degree, finally getting the job I wanted. Linklater ha già vinto l'Orso d'Argento a Berlino come miglior regista. You know what's next? Huh? It's my fucking funeral!